adesso va di moda il Q, la lettera Q, come se tutti dovessero prendersela nel Q. C'è Kennedy che viene dal passato, con la macchina del tempo, con l'ausilio di Tesla, ma Tesla non manca mai quando dobbiamo dire qualche cosa di impossibile. C'è Trump che prende la strada degli illuminabili, esegue tutto quello che sono le direttive degli illuminabili e arriva al vertice a un certo punto come un virus che stiamo vivendo adesso, come un coronavirus, esplode nel sistema, infetta il sistema come il cavallo di Troia e salva il mondo. Caso strano, fra poco ci sono le elezioni in America. Trump sta tentando la strada delle elezioni, il salvatore, l'ultimo imperatore. Ragà, ma vi rendete conto che hanno tirato in ballo la fisica quantistica? Però io voglio vedere insieme a voi questo video. Lo voglio vedere insieme a voi e voglio cercare in qualche modo di capire che cacchio è sto video, a che cosa porta il Trump, il salvatore degli americani. Ma lo sappiamo come sono fatti questi qua, questi illuminabili, no? Lo sappiamo, ma perché continuiamo a sperare? Sì, è vero, la speranza è l'ultimo a morire, Spec. Sì, ma chi disperato vive, disperato muore. Guardiamoci questo filmato che va di moda. Perché Facebook è una moda. Guardiamoci questo filmato e vediamo di che cosa si tratta. Quando tutto ciò che abbiamo visto finora verrà presentato al pubblico con prove inconfutabili, la gente rimarrà scioccata. Il modo normale di affrontare informazioni scioccanti è quello prima di tutto di negare e ridicolizzare il messaggero. Poi subentra la paura, la rabbia, l'afflizione e finalmente poi arriva l'accettazione di un nuovo paradigma. Ci vorrà un po' di tempo. Credo che avremo bisogno anche di un portavoce che racconti al mondo quello che è successo negli ultimi secoli, qualcuno a cui i democratici e i repubblicani crederanno. Quella persona non può essere Donald Trump. È odiato dai democratici, non importa quanta pace porterà. Se potessi votare, almeno per gli Stati Uniti, dovrebbe essere JFK Jr. Già, non può essere Donald Trump. Lui è odiato da questi politici. E quindi deve essere JFJJJJJ. Ma non è Q, è J. E quindi non può essere lui. Allora, come mai c'è lui? E ce lo spieghiamo adesso perché c'è lui. Ce lo spiegano adesso perché c'è lui. John, come lo chiamava suo padre, amato da tutta la nazione. Tutti si fidavano di lui. Ogni singolo cittadino americano ha sofferto per lui. Troppo triste che non sia più con noi. Oppure sì. Quando ho sentito per la prima volta la possibilità che fosse ancora vivo, ho pensato: oh no, signore, ti prego, non un'altra teoria di cospirazione. Ma mentre facevo altre ricerche, ho cominciato a dubitare. Questa è una vista aerea del JFK Memorial. Esatto, è una Q. Memorizzate questo codice. Era inciso sulla campana della nave sulla barca di JFK. Where we go one, we go all. Dove va uno, andiamo tutti insieme.
JFK è stato assassinato perché voleva smascherare la Cabala e liberarsene. Intendeva iniziare con la CIA, proprio come Donald Trump. Sapeva anche che la CIA era stata trasformata in un mostro incontrollabile che nessun presidente o governo poteva contenere. Ma non aveva idea di cosa si trovasse ad affrontare. JFK è stato assassinato. Nessuno dimenticherà mai queste foto. John, al funerale di suo padre, saluta l'intera nazione sconsolata. JFK Jr. è cresciuto ed è diventato un avvocato. Ha giurato che avrebbe vendicato suo padre e consegnato i suoi assassini alla giustizia, anche se per farlo doveva rovesciare il governo, come diceva lui. Si è candidato al Senato di New York nel 1999 e se avesse potuto candidarsi contro Hillary Clinton avrebbe stravinto. Era nato per essere il successivo presidente degli Stati Uniti. Che storia straziante. È chiaro che se ti metti contro a un sistema più grosso di te schiatti, ma... Oddio. Però avrebbe vinto! E allora è come i cartoni animati di Goldrake, mentre sta perdendo. Fateci caso, la matrice è sempre la stessa. Uno inizia, capisce, combatte, sta per soccombere, poi la giustizia trionferà! Allora, che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo un cartone animato. Cioè, l'hanno fatto fuori perché lui era scomodo. E qui ci sta, l'hanno fatto fuori perché era scomodo. Punto. Ma che cosa succede dopo? Prendiamo questa storia, la manipoliamo per il popolo, perché il popolo non può accettare che perde l'eroe. Non ha mai perso! Gli americani non hanno mai fatto perdere l'eroe! L'eroe non è mai morto in America! Ma non è accaduto. Il 16 luglio 1999 il suo aereo si è schiantato nell'oceano. Non ci sono stati sopravvissuti. Tutti e tre a bordo, John, sua moglie Caroline e sua sorella Lauren, sono morti nell'incidente. I loro corpi sono stati recuperati e cremati. I resti sono stati conservati in una scatola blu Tiffany, prima di essere dispersi in mare. Una scatola blu Tiffany. Osservate bene questa scatola. Osservatela bene perché c'è sempre l'indizio. Fa parte proprio degli storyboard. Gli storyboard, i soggetti di Hollywood, dei film di Hollywood. C'è sempre l'indizio. Uè, ma qua c'è una scatola blu Tiffany. Per carità. Ma guardiamo. L'intera nazione era sotto shock. Donald Trump era sotto shock. Lui e John erano amici intimi. Quando John morì, Trump giurò che avrebbe completato la sua missione. Ha promesso di consegnare alla giustizia gli assassini di JFK Senior e di JFK Junior. Ha giurato che avrebbe prosciugato la palude. Rambo, Terminator, tu, vivo o morto, verrai con me! Mi vendicherò! Ti ucciderò! E la giustizia trionferà perché ho ucciso mio fratello, io ti distruggerò! È americano, è proprio hollywoodiano. Vediamo. John Junior potrebbe essere ancora vivo? È possibile che abbia inscenato la propria morte sapendo benissimo che non avrebbe mai potuto sopravvivere all'ira della Cabala? L'unico modo per completare la missione era quello di non farsi notare. È stato sviluppato un piano generale e nel corso di 20 anni ogni singolo passo è stato analizzato ed eseguito. Un'intera squadra è stata messa insieme, con i migliori addetti ai lavori al vertice, pronti a dare la loro vita per la causa, la distruzione della Cabala e la liberazione del popolo. Questa squadra ha lasciato enigmi e indizi per informare chi si era svegliato alla verità.
Avete visto il film di Superman? Superman nell'ultimo video, nell'ultimo film, era morto! Era morto! L'avevano ucciso! Ma loro che cosa hanno fatto? La squadra! La squadra dice: dobbiamo resuscitare Superman! E allora sono andati là con i loro superpoteri e hanno resuscitato Superman. Superman inizialmente è rimasto un po' così. Guardatelo il film di Superman, che mi sembra che è della Marvel. Sono tutti loro. Sono tutti loro! Sono tutti loro! E il progetto, lo schema è sempre lo stesso. Sono andati lì con la squadra perché. Loro hanno una squadra di supereroi. Tutti i supereroi sono questi qua. Sono andati lì, hanno resuscitato Superman perché era morto. E adesso Superman, sotto copertura, combatte il crimine. Vai, vai. Donald Trump comunicava direttamente alla gente attraverso il suo account Twitter, evitando i mainstream media corrotti. In ogni discorso e in ogni tweet ha usato codici per i QAnon che lo hanno accolto. Ha usato errori di ortografia, come Covfefe anziché Coffee, caffè, riferendosi a una nuova legge sul salvataggio di tutti i post sui social media del presidente. La legge è stata introdotta 12 giorni dopo il tweet di Trump. Scrisse hamburgers invece di hamburgers, riferendosi a persone che servono il diavolo e commettono atti che il diavolo considererebbe malvagi. Ha scritto smoking gun invece di smoking gun, riferendosi alle orge segrete e perverse di John Podesta e amici. Il comportamento maldestro di Trump ha dimostrato la sua vittoria sui protagonisti della Cabala. Ogni mossa, ogni cosiddetto errore, ogni piccolo dettaglio era importante. Tutto era una comunicazione con la gente. Ricordate quando Donald e Melania Trump sono stati ricevuti dagli Obama alla Casa Bianca il primo giorno di presidenza di Trump? Ricordate il regalo che Melania ha fatto a Michelle? La scatola blu Tiffany. Cosa vi ricorda questo? Ricordate il cappotto azzurro che Melania indossava? Tanti riferimenti a JFK Senior e JFK Junior. La scatola blu Tiffany! Dio mio, aiuto, aiuto, è proprio uguale ai film hollywoodiani. Perché devono far capire a coloro che stanno vedendo il film. Ah, aspetta, la scatola blu Tiffany! Minchia, l'ho capito! Allora c'è questa collaborazione mentale. Minchia, tutto quadra! È tutto collegato! C'è la squadra che risveglia Superman con la scatola blu Tiffany! È tutto collegato! Porca miseria, allora siamo salvi! C'è un'altra indicazione che JFK Jr. potrebbe aver effettivamente inscenato la propria morte. Nel settembre 1995 ha fondato come direttore la rivista di stile patinata di vita politica, George. In questo particolare numero la copertina sembra dare molti indizi. Guida alla sopravvivenza del futuro. Interessante. Bill Gates e il dominio del mondo. Oh, ok. Hillary Clinton, giorno dell'udienza preliminare. Hillary è stata beccata. Wow! La signora riappare in sala montaggio sullo sfondo. Eccola lì. Piattaforma 2020. Ehi, un momento, ma queste sono tutte prove. Ma fammi vedere bene. Voglio vedere bene queste prove, perché sono tutte prove. Aspettate un attimo, ragazzi. Sono tutte prove. Sono prove, sono prove! Fatemi vedere, bene! È l'anno delle prossime elezioni presidenziali. Continuiamo a leggere. Allacciate le cinture e tenetevi forte.
mentre George torna indietro nel tempo e riappare nel 2020. Viaggiare nel tempo. Questo John ci sta dicendo? Che riapparirà nel 2020? Se John fosse vivo, si mostrerebbe al pubblico di tanto in tanto? Certo, travestito, ma ovviamente abbastanza per gli anons per vedere. Questo è Vincent Fusca ai raduni di Trump. Viene presentato al pubblico come sostenitore di Trump e volontario. So che non è l'immagine sputata di JFK Jr. Naso diverso, bocca diversa, non così bello. Ma ehi, se riescono a far apparire Eddie Murphy così, tutto è possibile, giusto? Tenetelo a mente. Vincent Fusca non sembra avere un passato. Niente vecchie foto, niente albero genealogico, niente. È apparso all'improvviso. Il suo nome significa conquistatore delle tenebre. Spesso indossa un cappello fedora, molto simile a quello di JFK Senior. E questo lo trovo interessante. Il suo naso cambia. A volte è più grande di quello di John, a volte no. Posso capire perché John cambi leggermente il suo aspetto di tanto in tanto per inviare suggerimenti a QAnon. Ma perché un fan di Trump dovrebbe fare una cosa del genere? Joa! Vieni qua, Joa, vieni! No, lascia stare il igienista mentale, vieni un attimo qua! Cazzarola, ma tu a John Fitzgerald non ci assomigli manco per la minchia, però potresti essere tu. Eh sì, se Eddie Murphy l'hanno trasformato, allora tu potresti essere John Fitzgerald Kennedy. Ma qual è il problema? Se c'hai un po' di Fitzgerald, io l'ho sempre saputo che tu sei un Fitzgerald, pure se non ci assomigli per la minchia. Però sei tu, Giua! tu, si sì, siamo fide in drocchia, tu salverai il mondo, Giua, io lo so, siamo salvi! E poi c'è la signora del mistero tra il pubblico, sempre intorno a Vincent Fusca. Ma ehi, quel grande sorriso non vi sembra familiare? È Lauren, la sorella di Caroline? Erano molto vicini. Forse Caroline non voleva andarsene senza di lei? Forse le è stato detto del piano? E forse ha deciso di unirsi a loro e di non farsi notare? Questa Caroline potrebbe essere presentata come la fidanzata di Vincent Fusca ai raduni? Quando a Q è stato chiesto se JFK Jr. era vivo, la risposta è stata no. Ma se Senior muore, Junior non è più Junior. La domanda avrebbe dovuto essere: JFK è vivo? Dove ci porta? Quando avremmo potuto avere il portavoce perfetto? Quando tutto era proprio necessario? Joa, ti voglio fare una domanda, Joa. Ma Carolina, tua moglie, quella che ti ha lasciato, ti ha tradito, è andata con sette uomini contemporaneamente, Joa, ma che fine ha fatto? Tu mi dici, ah, se n'è andata, ma sta ancora con te, è stata a salvare il mondo, Giua, che fidentrocchia che siete tutte e due, tu e Carolina. Questo potrebbe arrivare prima di quanto pensiate. Ora che i documenti della FISA sono stati rilasciati, le prime incriminazioni sigillate saranno sbloccate e gli arresti avranno inizio. Allora mi aspetto che venga. Il mondo è nel bel mezzo della più grande transizione di tutti i tempi. Un'intera epoca di oppressione delle masse è giunta al termine. Dubito che si possa comprendere la portata di ciò che sarà rivelato e l'impatto che avrà sul mondo. Pensateci. Cominciamo con la pace nel mondo. Ecco letteralmente quello che Trump ha detto a un giornalista che gli ha chiesto se era stato nominato per un premio Nobel per la pace. Il premio sarà la pace nel mondo. Riuscite a immaginare un mondo senza guerra? Non credo che possiamo. Siamo stati portati a credere che la guerra sia normale, che fa parte dell'essere umano. Beh, non lo è.
L'oppressione non è normale. La povertà non è normale. C'è abbastanza cibo per sfamare il mondo intero. Perché? Perché se io posso cambiare, tu puoi cambiare. E tutti possiamo cambiare. E il mondo può cambiare. E come possiamo cambiare? E c'è Nikola Tesla. E c'è Nikola Tesla che ha fatto l'energia libera. E tutti possiamo cambiare. Il problema è la distribuzione ingiusta di risorse, denaro e cibo. Le tasse sarebbero normali, non sono nemmeno legali. Trump ha già dichiarato che distruggerà la Federal Reserve, così come le tasse, per esempio l'imposta sul reddito. Come abbiamo visto nella seconda parte, sono illegali, incostituzionali. Avete idea di quanti soldi possiamo risparmiare in questo modo? Riuscite a immaginare come sarà allora la distribuzione? Poi ci sono gli effetti che tutto questo avrà sul nostro uso delle risorse energetiche. Sono sicura che avete sentito parlare di Nikola Tesla, il famoso inventore di molte cose bellissime nel campo dell'elettricità, del magnetismo e della fisica in generale. Una mente assolutamente brillante, che ha voluto condividere con il mondo la sua invenzione dell'energia libera. Questa è stata una spina nel fianco della Cabala, che ha fatto milioni di dollari di profitti dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili fossili. Tesla è stato arrestato, il suo lavoro è stato rubato, tutte le sue invenzioni sono state confiscate dal governo americano. Sì, abbiamo visto come è andata a finire con Nikola Tesla. L'hanno eliminato perché non faceva parte degli interessi degli illuminabili. Ma aspettate un attimo, non me di che qualche zio di Trump era amico di Nikola Tesla e voleva vendicarsi pure lui! Voleva vendicarsi pure lui, allora eccola la chiave, lo zio di Trump che voleva vendicarsi per suo amico. No, non può essere questo, no, 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 non può essere questo. John Trump, lo zio di Donald, fu un brillante fisico, ingegnere elettrico e inventore. Durante la Seconda Guerra Mondiale entrò a far parte del Comitato Nazionale di Ricerca della Difesa. Nel 1943 esaminò e analizzò i documenti di Tesla subito dopo la sua morte. Esatto, le invenzioni di Tesla, come l'energia pulita e gratuita, così come l'antigravità e molto, molto altro ancora, sono state tenute nascoste al pubblico perché non portavano soldi. Tutto questo cadde nelle mani dello zio di Donald Trump, che egli amava e ammirava molto. Indovinate come questo si inserisce nel piano di Q per salvare il mondo? Oh, e poi c'è un'altra cosa. Date un'occhiata a questa foto. John Trump, non vi ricorda qualcuno? Qualcuno che è molto importante in un movimento per la verità? Julian Assange. Potrebbe essere il figlio di John Trump? Il cugino quindi di Donald Trump? Mettiamolo in questo modo, non c'è più nulla che mi sorprenda e avrebbe tutto molto senso. Cazzarola. Minchia, due gocce d'acqua, ma uguali, ma uguali. Considerando tutte le grandi invenzioni di Nikola Tesla e John Trump, non mi sorprenderei se avessero inventato una macchina del tempo. Se si può piegare lo spazio, che è sicuramente alla portata di Tesla, allora si può cambiare il tempo. Se la fisica quantistica è corretta, si può saltare avanti e indietro tra le linee del tempo. Si possono cambiare certe cose e tornare indietro senza che la gente se ne accorga, a meno che non si lasciano tracce, come una rivista che sembra essere nel posto sbagliato, come le predizioni di Q, di risultati specifici che non potevano essere previsti, nemmeno con l'uso della teoria della probabilità quantistica. Il nostro Q lavora con conoscenza diretta del futuro attraverso le diverse linee temporali
o onde di probabilità? È per questo che Trump è ancora vivo e perché anche gli attacchi missilistici hanno potuto essere evitati? È questo il motivo per cui Q riesce a prevedere gli eventi precisi al minuto e al secondo, codificati nei Q drops e il Q clock, l'orologio di Q? È così che il misterioso autore Ingersoll Lockwood fu in grado di scrivere un libro nel 1889 e 4 anni dopo un altro sul giovane barone Trump e le sue avventure attraverso un portale spazio-temporale gestito da un uomo di nome Lon, il maestro di tutti i maestri. Tutti gli argomenti di attualità sono nei libri. Joa, ma c'hai un portale spazio-temporale e non dici una minchia a nessuno! Ma si strunz! Ma si strunz! Mamma mia, questi che egoismo! C'hanno i portali spazio-temporali con la fisica quantistica che dice che una cosa è stata qua, è stata là nello stesso momento. Insomma, non ho capito bene che minchia dicono queste fisiche quantistiche, ma. Cioè, non dicono niente a nessuno. Che bastarda. Giua, sei un bastardo! La politica sporca è un candidato inaspettato, un uomo di nome Penn. Russia, anche l'esatta posizione della Trump Tower, 1889? Più tardi l'uomo del mistero ha anche scritto un libro sull'ultimo presidente. Inoltre, il suo nome appare sull'orologio del libro di Ingersoll Trump. Questo tipo di orologio usato dal coniglio bianco di Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia spesso citata da Q. Viaggi nel tempo. Minchia, Giua, hai comprato l'orologio nello stesso negozio che ci ha comprato l'orologio Alice nel Paese delle Meraviglie. È lo stesso uguale, è lo stesso. Oh, porca miseria, sputato uguale. Raga, il video è finito. Io ci ho scherzato un po', ma cercate di prendere la parte un po' più sensata. Cioè, per credere a ste cose, no? Cioè. Non penso che una persona normale possa credere a ste cose. Questi che credono a ste cose devono andare a fanq, q, q, con la q. Andate a fanq. Ma che ve devo dire? Ma credete a quello che volete? Ma credete a quello che volete che Trump vi viene a salvare? Credete che il presidente americano che ha fatto un burdel vi viene a salvare? Perché adesso ci stanno le elezioni. Ma di che minchia stiamo parlando? Sveglia! Dio mio.